turisti che si aggirano oggi per questa città, la riconoscete? È Siena. Ricevono un'impressione di pace e di serenità. Forse è il sorriso accogliente dei senesi, o meglio delle senesi, o il gusto delicato del panforte. No, no, sono i maestosi tesori d'arte e le memorie suggestive della Pia, immortalata da Dante e dalle guide pubblicitarie in quattro lingue. Cari signori, Siena un tempo non era così. Esisteva il pericolo, sì, il pericolo di imbattersi svoltato l'angolo di un palazzo gentilizio naso a naso con spade in agguato brandite da cavalieri mascherati. Prendiamo a caso la storia di questo castello e riportiamoci nei tempi antichi delle crociate e precisamente nel giorno in cui Guidobaldo di Montefalco, detto il terrore dei Mori, e Uguccione della Torre, detto lo sterminatore dei Saraceni, si incontrarono sul suolo patrio, reduci dalla Terra Santa. Li vedete, poverini? Sono due giorni che si battono senza sosta e notate i colpi vanno come vanno, sono stanchi. Ma come dichiararlo? L'onore della casata è in ballo, meglio morire tutti e due. E la sorte li accontenta. Un bel palmo di spada per ciascuno e la tradizione è salva. Volete sapere la ragione della contesa? Grave, gravissima. Il primo aveva osato mettere in dubbio il numero dei saraceni ucciso dal secondo. Il secondo sghignazzò sull'eroismo del primo e i discendenti, per vendicarsi dell'offesa, si ammazzarono reciprocamente. Quando delle contese si fa arbitra la spada contenta tutti. Gli anni passarono. E con ammirevole costanza i loro discendenti continuarono per secoli a sbudellarsi. E avrebbero continuato fino ai giorni nostri se donna Geltrude, vedova di Raniero di Montefalco, non avesse pensato che era tempo di finirla. E caso strano, trovò che il suo nemico Ubaldo della Torre era d'accordo con lei. Tanto è vero che glielo mandò a dire attraverso i suoi ambasciatori. Io non so se il mio defunto marito avrebbe agito così, ma già che la sua pesante eredità è caduta sulle mie deboli spalle, farò tutto quello che posso per giungere a una sincera e definitiva pacificazione. Gli armistizi che abbiamo stipulato fino ad ora non sono mai durati a lungo. Non si tratta più di un armistizio, ma di un matrimonio. Un momento, scusate. Forse è mio figlio che torna dalla caccia. Eccoli qua, li abbiamo presi questa volta, ma dovranno fare i conti con noi, questi signori della torre. Avanti, scioglieteli! Presto! Ecco gli ostacoli ai nostri progetti di pace. Anni di odio e di sangue non si cancellano tanto facilmente. Confidiamo nell'aiuto di Dio. E nella buona volontà degli uomini. Ritenete comunque che la nostra missione avrà un esito favorevole? Sono certa che si concluderà nel migliore dei modi. Domani perfezioneremo gli accordi. Come desiderate. Ho fatto preparare le vostre stanze. Nell'ospitalità che i Montefalco vi offrono c'è il primo segno di una lunga pace. Trattateli bene, sono miei ostaggi. Non uscirete di prigione finché non mi sarà data soddisfazione per il falco che mi avete ucciso. Lasciate fare a noi, Don Massimo. Nella segreta si conserveranno benissimo. Portateli via, avanti. Su! Non aver paura, non ti torceremo un capello. Tu hai troppa pancia per essere un buon soldato. Tienilo a dieta, pane e acqua. Non ci sarà pericolo che si spezzi la corda quando... Un attimo! No, 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 fermi, fermi, no, non è così che dovete fare. Ah no, e perché? Perché è un peccato sciupare coi piedi questi bei panni. È meglio levarglieli. Su, avanti. Guarda che bei stivali. Di là. Sono stato provocato. Dovevo pur vendicarmi. E domani si ricomincia, perché vorranno vendicarsi anche i della Torre. È un cerchio che dobbiamo spezzare. Parlate sul serio. Dobbiamo dimenticare il passato. Bisogna creare un domani più sicuro e sereno. Con i nostri mortali nemici. Ma se noi lo vorremmo, potranno diventare i nostri più fedeli amici. Ma, padre mio, potrai tollerare che la mia spada si arrugginisca prima che l'ultimo dei della Torre sia stato ucciso? Se tuo padre fosse ancora vivo, sarebbe d'accordo con me. L'odio genera sempre l'odio. E il furbo Ubaldo della Torre l'ha finalmente compreso. Il vecchio della Torre. Ma quello si sente tremare la terra sotto i piedi. Scommetto che ha mandato un'altra ambasciata. Massimo, ora ti parlo soltanto come una madre.
Una madre che vive continuamente nell'angoscia che la giovane vita di suo figlio sia sempre in pericolo e possa essere stroncata in un agguato. Non può continuare così. I pericoli sono stati creati per rendere interessante la vita. Per chi non ha niente da perdere. Ma se tu avessi una moglie. Una moglie? C'è il pericolo. La guerra. Peggio. La pace. La pace. La padrona vuole imparentarci con i Della Torre. Con i Della Torre. Io non sposerò quella ragazzina con il naso a patata e i capelli di stoppa. Anche tu 10 anni fa eri un ragazzetto bruttino pieno di lentiggini. Oh. Se la vedessi ora, la tua Ines. Piano con la mia. Non ho mica detto di sì. Ecco com'è oggi. Guarda. Lei. Spero che non avrai più dubbi adesso. Pensi che mio padre sarebbe d'accordo? Quello era in gamba. Per una donna non avrebbe indietreggiato nemmeno di fronte al diavolo. Ehi, lassù! Avete saputo? Don Massimo si sposa! Massimo prende per moglie la figlia di Ubaldo della Torre. Ma il matrimonio... Massimo sposa la figlia di Ubaldo della Torre. Come? Massimo sposa la figlia di Ubaldo della Torre. Ah, sì. Ehi, laggiù, sapete dove sta? Hop. Doppie parate di circolo e cavazione. Hop. Fare il fianco. Bene, ripetiamo. Due. Hop. Attaccare. Sì. Hop. Due. Hop. 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 Attenzione adesso. Attenzione. Bene. Ti fai sempre sorprendere. Solo tu ci riesci, papà. Ma non ne approfitteresti contro tua figlia. Fiammetto, Fiammetto. Che c'è, Baccio? Avete sentito la notizia? Massimo vuole sposare Ines della Torre. Ines della Torre? Sì. Brutto chiacchierone, che stai dicendo? No. È una calunnia, no. Te la farò ringoiare io. Vieni, ho sentito io. Ferma. È proprio la verità. Avrei forse dovuto chiederti il permesso? No, ma lo considero un tradimento. Verso chi? Beh, verso i tuoi antenati. Lasciali in pace quelli. Ma donna Ines? È la condizione dell'armistizio. Ma se non ne sei innamorato? Piccolina, quando sarai più grande potrai capire che cos'è l'amore. Smettila di trattarmi come una ragazzina. I Della Torre meritano solo questa. Non l'agitare tanto, potresti farti male. Non temere, so maneggiarla meglio di te. Ma Fiammetta! Lasciala fare. Cosa scommettiamo? Là! Là! No, no, non è vero, aspetta. Potrebbe essere pericoloso. Bisogna cavare il sangue come nei morsi delle vipere. Massimo, finiamola con lo scherzo. È proprio vero. L'ho già detto, Fiammetta, se i Della Torre ci offrono la pace, non posso rifiutare. Ma tu dimentichi tutto il male che ci hanno fatto. Un giorno capirai che non esiste un bene maggiore della pace. Invece no, ti sbagli. Sono convinta che a noi non occorrono matrimoni. Ma vendette. I Della Torre hanno bisogno di vendette e non di matrimoni. Caro Simone, spetta a me il compito di decidere quello che è più utile ai Della Torre. Ma non potete sacrificare vostra figlia alla ragione politica. Tu mi sei molto caro. I legami tra le nostre casate sono antichi e molto saldi. Ines, di qualche cosa anche tu. Ti opporrai, spero. Prima di ogni altra cosa, credo sarebbe opportuno dispensare i signori ambasciatori che hanno portato a termine la loro missione. Signori, i Della Torre non dimenticheranno il contributo che avete dato alla distensione.
È stata una missione gradevolissima. Facilitata anche dalla buona volontà della parte avversaria. Vi ringrazio, signori. Grazie. Don Ubaldo, non potete chiedermi di rinunciare a Ines proprio alla vigilia del nostro fidanzamento. Mi auguro che tu sappia comprendere le ragioni che mi hanno spinto a fare questo passo. Un passo falso! Meglio sopportare il peso di una guerra che il peso di un matrimonio infelice. Ines, tu ti opporrai. Non darai il tuo consenso, spero. Simone, tu conosci Massimo di Montefalco? Non lo conosco, ma ne ho sentito parlare. Io so che è simpatico, galante e leale. Ah, vedo che non hai perso tempo. Ma non è questo il vero ritratto di Massimo, non è questo. Lo scoprirete anche voi. E quando ve ne accorgerete, allora sarà troppo tardi. Senti, Simone, a me non piacciono i matrimoni politici, ma in questo caso sono pronta a rispettare la volontà di mio padre, pur di risparmiare altre guerre al popolo. Ma come puoi parlare così? Avete gli occhi bendati, forse? Questo... non capite che è un vile tranello? Basta! Se così fosse, avremo tempo e modo di smascherare i traditori. Il matrimonio non si fa domani. E va bene, signore. Il mio solo augurio è che voi abbiate ancora bisogno della mia spada. E che tu abbia sempre bisogno del mio affetto. Vi chiedo licenza. Figliola mia, forse ti ho chiesto troppo. So che il tuo amore per Simone... Non dite altro. Ormai non c'è più che da aspettare l'arrivo di Massimo di Montefalco. Massimo, aspetta. Sarebbe stato meglio che ti fossi fatto accompagnare da una scorta armata. Questa fedele compagna vale più di un reggimento di arcieri. Prendi. Consegnerai questa lettera a Don Ubaldo. È la conferma di tutti i nostri accordi. Guarda quanta gente è venuta a salutare la mia partenza. Verranno a festeggiarti al ritorno, quando si accorgeranno che questo matrimonio ha giovato a tutti. Stai attento, Massimo, e sii prudente. Non drammatizzate, madre. In fondo vado soltanto a conoscere la mia fidanzata. Che Dio ti protegga. Avanti, sei pronto? Eh? Sì, prontissimo. Aiutami. Subito. Senti, non è che io sia curioso, ma si può sapere dove andiamo? Vado a trovare la sorella di Massimo, al convento delle Clarisse. Di nuovo? Se ci sei stata poche settimane fa. Sì, ma ora devo tornarci. Sta per prendere i voti e hai chiesto di vedermi. E c'è bisogno di tutta questa fretta? Avanti, fai presto e non discutere. Va bene. Vado al convento, vado al castello. Al castello? Qualcuno si deve pur muovere per impedire che Massimo sposi una della torre. Ma non vorrei mica da solo. Sì, quel matrimonio non si farà. Oh, povero me. Massimo, vieni, passiamo dall'altra parte. Ma
Non può essere lontano. Bene, non ci poteva capitare una fortuna maggiore. Mi è venuta un'idea formidabile. Fiammetta, per carità, che cosa vuoi fare con quel cavallo? Ora gli mandiamo via il cavallo, gli prendiamo i vestiti. Lui esce fuori, si arrabbia, maledice donna Ines, torna a casa e... Prende un altro vestito, un altro cavallo e torna al castello per sposare donna Ines. Fiammetta. È vero. E se invece collegasse il furto con donna Ines? Che si può fare? Aspetta, ho un'altra idea. Oddio, oddio, siamo rovinati. Deve credere di essere vittima di uno sfregio ordito dai Della Torre. Perfetto, sì. Prendi i vestiti e raggiungimi. Sì. Al resto penso io. Adesso tira i sassi anche tu, ma sta attento a non fargli male, sennò ti spacco la testa. Pigliacchi! Hai visto? Sta attento! Per poco non lo colpivi. Ma smettetela! Ma chi è quel vigliacco? Ora altera la voce e grida. Questi sono i confetti che ti manda donna Ines. Questi sono i confetti che ti manda donna Ines! Fatevi vedere! E se ne vuoi di più grossi, al castello troverai palle di cannone. E se ne vuoi di più grossi, al castello troverai palle di cannone. Venite fuori, venite fuori! Non eri creduto che donna Ines volesse sposare un peccente come te. Sei un miserabile accattone. Come tutti i Montefalco. Come tutti i Montefalco. Come tutti i Della Torre. E dite alla vostra padrona che ancora deve nascere una Della Torre degna di sposare un Montefalco. Si capisce, la nostra gente non sposa i bastardi. Vigliacco! Figlio di gatto! Biglietti! E ne approfittate perché sono in acqua! Ora dammi i vestiti. Li distruggiamo e torniamo a casa. Meno male. Com'era rabbioso. Già, era rabbioso. Ma i Della Torre, non vedendolo arrivare, si informeranno e chiariranno l'equivoco. Ma allora è stato tutto inutile. Eh già. Aspetta, bisogna che anche i Della Torre si sdegnino con Massimo. Per l'amor di Dio, ma che vuoi ricominciare? Mi è venuta una grande idea. Oddio. Presto, raccogli i vestiti e vieni con me. Sei vestita da falcone. Oh, tu capisci sempre in ritardo. Ascoltami bene. Noi adesso dobbiamo combinare grossi guai, in modo che i Della Torre credano che siano opera di Massimo. Ma con questo? Oh, ma non capisci? No. I Della Torre si offenderanno a morte con Massimo e il matrimonio con Ines andrà a monte. Ma brava! Adesso ho capito tutto. Ma che dobbiamo fare?
Seguimi, tacci. Tesi, voi vi metterete in agguato qui. Non dovrà mai arrivare al palazzo dei Della Torre, capito? Vi porteremo il suo cadavere. No, stupido, ho detto che dovete catturarlo e consegnarmelo vivo. Per il mio piano un cadavere non serve. Sarebbe un atto di accusa contro di me. E invece ho bisogno di chi possa parlare. Non ho capito niente, ma farò quanto mi dite, signore. Però per prudenza sarebbe meglio ammazzare. Eseguisci l'ordine e portami il conte di Montefalco vivo. Corri, via! Tirarmi in un tranello. Ve l'avevo detto che non ci si può fidare dei Della Torre. Ubaldo Della Torre è un uomo troppo leale per ricorrere ad espedienti così vili. Sono leali le sassate e gli insulti? E i vestiti che mi hanno rubato? Sarà stato qualche sconsiderato. Anche tra i nostri ci sono i fanatici. E va bene, non sarà stato lui. Ma i fatti provano che questo matrimonio non incontra il favore popolare. Ed è proprio per metter fine a quest'odio che il matrimonio con Ines è necessario. Ma come? Dopo questo affronto insistete ancora? Se tu non fossi mio figlio, te lo ordinerei. Calma! Calma! È incredibile che sia stato il Falco d'Oro. Se è così come dite, sarà fatta giustizia, non dubitate. Ora tornate alle vostre campagne e statevene calmi e tranquilli. Gli uomini di guardia sono avvertiti e lo prenderanno. Abbiate pazienza e sarete vendicati. Andate! L'avete preso? Sì, il colpo è riuscito. Il Falco d'Oro è prigioniero. Lo stanno portando. Eccolo. Va bene, andiamo.
riesco a capire. Non mi sarei mai aspettato un affronto simile da un Montefalco. Questa è una provocazione bella e buona. Sembra impossibile. Eppure sua madre aveva promesso... Sua madre, ma non lui. Ho una buona notizia per voi. Il Falco d'Oro è stato catturato. Come? L'avete catturato? Sì, è nelle mie mani. E ve lo consegno come pegno d'amore. Bene, lo terremo come ostaggio. Avanti. I miei bravi a catturarlo a quest'ora, chissà quante altre ne avrebbe combinate. Ma dov'è? Insomma, viene o non viene? Già, ma che fanno? Va a vedere, su, sveglio. Come? Subito. Sono curiosa di conoscere le ragioni di questo comportamento. Lo sapremo presto. Ehi, laggiù, salite! Ciao, cammina. Eccomi, sto venendo. Sbrigati con quel sacco. Aveva tentato di fuggire, ho dovuto colpirlo. Non fa niente. L'importante è che sia nelle nostre mani. Andiamo. Tu aspetta qui. Avanti, portalo là. Ecco il ribaldo con cui vi eravate fidanzata, il traditore che aveva la vostra fiducia. Su, presto, slegalo. Avanti. Cosa aspetti? Eccolo. Questo non è lui. Ma chi è? Questo è Giovanni. Giovanni! Come mai sei qui? È stato il Falco d'Oro. Il Falco d'Oro, il Falco d'Oro! Idioti! Siete stati giocati, non capite? Levatevi dai piedi! Che cosa fate ancora qui? Imbecille! Andate via! Basta, Simone! Cosa significa questa commedia? Ma non è colpa mia. Ci deve essere stato un equivoco. Lo sentivo che non poteva essere vero. Il Falco d'Oro vi ha preso in giro. Ines, vi giuro, credetemi, non è colpa mia. Aspetta. Viene qualcuno. Oddio, e adesso dove andiamo? Di qua, di qua. Sul mio onore, dovete credermi, questa è la pura verità. Don Simone giura il vero, lo abbiamo catturato noi. Poi non so cosa sia venuto. Tu sta zitto, sei un buon nulla. Andate a sbrigarvela fuori di casa mia. Don Ubaldo, ascoltatemi, credetemi. Sono stato giocato anch'io. Me la pagherai. Il Falco d'Oro non può essere lontano. Sentite. Vi scongiuro! Attenzione! Parti qua! Vengono! Buonanotte, padre mio. Buon riposo, cara. Neanche lì. Vieni, per di qua. Per poco non mi ha colpito. Voleva uccidermi. Allora ho gridato, aiuto, aiuto! E il vile fuggito di là, minacciandomi, insultandomi. Pagherà cara questa sfida, te lo giuro. Presto, raggiungetelo. Ma l'hai riconosciuto? Sei certa che fosse lui? Sì, sì, sono sicura. Guardate, ecco la prova che distruggerà ogni vostro dubbio. Messaggio di Geltrude di Montefalco. No, non la gettate. Questa lettera la useremo come arma contro di lui. Ha voluto guerra e guerra sia. Guardie! Simone! Guardie! Mio salvatore, mio fedelissimo guardie! Protettore. Saprai perdonarmi. Sono io che devo chiederti perdono per non averti salvato prima. Guardie!
Guardie! Possiamo controllare la situazione senza essere visti. Non ce la faccio più. Ripositi un momento. Oddio, che succede? Che stanno facendo? Chiudete il portone. Non può essere andato lontano. Voi prendete per di là e noi di qua. Nascondiamoci. Ecco, adesso non c'è più nessuno. Andiamo. Ma no, non ci conviene in questo momento tentare la fuga. Eh? Aspettiamo l'alba e quando la calma sarà ristabilita ce ne andremo. Vieni, torniamo indietro. Se la caverà. Ora pensiamo ad andarcene. Questo è il momento migliore. Nessuno si accorgerà di noi. Devo restare. Devo andare a salvarlo. No, voglio morire con lui. Il falco d'oro è nostro prigioniero. Adesso ci divertiremo. Su le mani, miserabili. Vi scanderò uno dopo l'altro. Lasciatelo. Bastardi traditori. Ritira subito quello che hai detto. Prima dammi la spada, vigliacco. Fermo, Simone. Sono io l'offesa. E ho il diritto prima di ogni altro di parlare a questo signore. Parlare? I fatti hanno chiarito quali erano i vostri scopi. Massimo di Montefalco, la mia pazienza ha un limite. Bene. Siete invece voi che dovete chiarire subito quali sono stati i vostri scopi. Sì. Innanzitutto perché siete entrato nella mia stanza per spaventarmi in quel modo? Io? Quando entro nella stanza di una bella donna non è certo per spaventarla. Che volete dire, Marrano? Fatelo spiegare da mamma. Ma si può sapere chi è questo forsennato? A chi forsennato? Simone! È il mio fidanzato.
Dato che voi non avete rispettato l'accordo per il matrimonio... Mi trattate in questa maniera e parlate ancora di matrimonio? Che volete ottenere con la vostra finzione? Se c'è qualcuno che finge non sono io, ma voi! Non vi permetto! Vi prego, papà! Ma questo mi fa perdere la pazienza! Non basta che ha insultato me, che ha distrutto le case e i raccolti dei contadini! Adesso fa pure finta di... Ma che state dicendo? La verità! E posso testimoniarlo io! Bella testimonianza! Se volevate impiccarmi potevate trovare una scusa più geniale! Non è affatto una scusa! Guardate, ecco qua la prova. La lettera di mia madre. Me l'avete rubata voi? Noi? Sì, voi o un vostro sicario. Che vuoi dire? Ladro sarai tu. No, fermati, la Simone. La spada, vigliacco. Lasciami. Lasciami. Fermatevi. Lasciatemelo. Non questo parlare il momento, avanti. No, non so fermi voi, il piacere deve essere mio. Devo essere io a ucciderlo. Piedi, non dimenticare che sei malato di cuore. Sì, hai ragione, il mio povero cuore. Smettetela. Simone, basta, ti prego. Oh, insomma, finitela. Con i duelli non si risolve niente. In nome del cielo, fermatevi. A te così la smetti, a voi. Basta, ho detto, basta. Vi obbedirei volentieri se in questa casa regnasse solo la vostra bellezza, ma all'inganno e alla frode si risponde solo con la spada. Vorrei credere alla vostra sincerità. Come io vorrei che fosse sincera la vostra proposta di matrimonio. Canaglia! Avanti, guardie, prendetelo, che fate? Là! Avrai ciò che ti meriti. Vigliacchi! Portatelo in tradimento! Domani lo impiccheremo! Un momento! Non puoi fare una cosa simile! È lui il responsabile del suo destino! Giù, portatelo via! Io sono innocente! Presto, muovetevi! Se voi siete in buona fede, cercate colui che si è sostituito a me per ostacolare la pace tra le nostre casate! Fuori! Lasciatemi! Su, avanti! Non te la prendere così, fiammetta, fatti coraggio. Sì, fatti coraggio. Dici bene tu. Chissà che cosa gli faranno. Oh, povero Massimo, ne è stata tutta colpa mia. Non sono la più disgraziata delle donne. La più disgraziata? Io direi la più pericolosa delle donne. Bacio, aiutami a fare qualche cosa. Ma che possiamo fare? Io ho deciso. Voglio tornare al castello e dire tutto. Non c'è altro sistema. No, no, così farei la fine di Massimo. Che razza di pasticcio ci siamo cacciati. Qualsiasi cosa facciamo è sempre peggio, fiammetta. Bacio, guarda là. Cosa? Vedi quel carretto? Sì che lo vedo. Quello è la nostra salvezza. Chi? Il carretto? No, ma non hai capito? No. Ho un'idea meravigliosa. Quando ti vedo quell'espressione comincio a tremare tutto. Ho bisogno di un vestito. Un vestito? Per salvare Massimo? Ma ti sei dimenticata che siamo senza uno scudo? E chi ti ha detto che la voglio pagare? Ma aspetta! Ehi, c'è una visita per voi. Ah, voi. Che volete? Siete forse venuti a divertirvi per completare l'opera? O siete venuta a vedere il lupo in gabbia? Sono venuta per parlarvi. Della nostra promessa di fidanzamento? O volete controllare il vincolo che così saldamente mi lega alla vostra famiglia? Smettetela, Massimo. O preferite che vi dica Madonna? Sono prigioniero della vostra bellezza. Smettete di fare lo spavaldo. È l'ultima soddisfazione che mi resta. Infatti, mio padre ha deciso di farvi impiccare. Sono sicuro che questa brillante idea è del caro Simone. Simone vi odia. Oh. Ma voi non mi odiate. Io non voglio credervi colpevole. Che cos'è questa storia? Un nuovo tranello? O forse volete mostrarvi generosa? Non posso pensare che abbiate voluto prendervi gioco anche di me. Prendermi gioco? Di una magnifica creatura come voi. Ma chi non se ne innamorerebbe? Peccato. Questa storia dell'impiccagione comincia a darmi fastidio. Voi continuate a scherzare, ma tutti vi credono colpevole. Tutti? Tranne voi. E questo mi basta per morire contento. Che
Che cosa dite? Non sono nelle condizioni spirituali più adatte. Ma voi non morirete. Dovranno ascoltarmi. Andrò da mio padre. Riuscirò a convincerlo. Gli farò cambiare idea. Io... Ines! Ecco fatto! Guarda! Eh? Ma che vestito ti sembri? La sorella di Massimo vive in convento, no? Eh beh, ci voleva un vestito da educanda. Adesso ci va di mezzo anche quella poverina. Che te ne sembra? Mi pare che così possa andare, sì. Aspetta. Via, via, via. Sì. Ecco qua, con questo andrà meglio. Me lo regalate? Lasciatemi andare. Oh, perché se la prendono tutti con me? Vuoi smetterla di lamentarti? Bacio, imbavaglialo. Sì. Abbiate pietà di me, ho moglie e figli. Ah, io. Ah, lo dite, come vi capisco. E quanti figli avete? Due. Pensate a me, io ne ho otto. Scusate se vi stringo un po' Bacio, troppo. Bacio, smettila di chiacchierare e finisci di vestirti. Sì, poverino. Via. Non insistere, figlia mia. Un giorno ci ringrazierai per averti salvata da quell'individuo. Ben detto. Ma insomma, non mi sembra giusto che quel giovane sia punito per colpe che non ha commesso. Non ha commesso? È il colmo, e gli incendi, e le devastazioni, e le violenze usate contro i contadini. Che altro vuoi per impiccarlo? Possibile che ancora non ti basti? È inutile gridare tanto. Io ho parlato con lui, ho visto il suo sguardo franco, leale, e sono convinta che è innocente. Se la prendi così, sposalo pure, se lo vuoi. Tanto rimarrai vedova. Ah sì? Mi sembri troppo sicuro di te. È inutile discutere, la mia decisione è già presa. No. Scusate, signore, c'è una giovane donna che insiste per vedervi. Perché, Sudi, hai paura? Vorrei vedere te al mio posto con il mantello del falco d'oro arrotolato intorno al corpo. Si vede? Ma no, sta tranquillo. Piuttosto, ti ricordi tutto? Sì, sì, tutto sta a trovare la stanza di quello, come si chiama, quello lì, di Simone. Sì, e dovresti Simone. Anche fare in modo di avvisarmi quando sarai pronto. Sì. Entrate pure. Tu aspettami qui. Sì, sì, mi siederò lì. Sono Elena di Montefalco, la sorella di Massimo. Una Montefalco? Con che coraggio vi presentate in casa nostra? L'abito che porto dovrebbe farvi comprendere che io seguo il detto evangelico ama i tuoi nemici. Ma in verità io non ho nemici. Il Vangelo è un gran libro, ma per uomini d'arme come noi non è il più adatto. Uomini d'arme che non debbono ignorare le leggi della cavalleria. Voi siete una donna e nessuno vi offenderà. Però vi avverto che se venite a chiedere grazia per vostro fratello, venite a perdere tempo. Scusate la mia insistenza, ma devo obbedire al precetto di carità. Io non so nulla delle cose del vostro mondo. Ah, figliuola, il nostro severo mondo ha delle dure leggi, purtroppo. Sì, è inutile spiegare i motivi di una giusta decisione. Comprendo le vostre ragioni. Ma voi chi siete? Sono il fidanzato di Ines. E non vi permetto di intromettervi nei nostri affari privati. Ti prego, Simone. Non dimenticare che stai parlando a una donna. E una religiosa, per giunta. Mi dispiace di aver provocato la vostra ira. Ma adesso che mi avete detto di essere il fidanzato di Ines, mi spiego tutto. Che vorreste dire? Se Ines avesse sposato Massimo, non avrebbe più pensato a voi, vero? Se no, sarebbe stata in peccato mortale. Ah, certo, certo. Allora il signor Simone aveva una soluzione sola perché Ines tornasse a lui. Cosa state insinuando? Niente, Dio me ne guardi. Dico soltanto che la disgrazia di Massimo è stata la vostra fortuna. Massimo merita di essere impiccato. Ho sentito che molte volte, per raggiungere i propri intenti, qualcuno ordisce tenebrosi complotti. Ma dove volete arrivare? Lasciala parlare, ti prego. Abbiamo solide prove contro vostro fratello. E chi vi dice che anche queste prove non siano frutto di un complotto tramato ai suoi danni? È un'accusa infame e io non posso tollerarla. Ma no, per l'amore di Dio. Io ho detto solo che ci poteva essere un complotto e che l'autore del complotto doveva essere uno che traeva vantaggio dall'arresto di Massimo. È colpa mia se voi rispondete a tutti questi requisiti. Ma questa donna è pazza! Cacciatela via! Sì,
Simone, ti prego, non esagerare. Il cielo sa se io voglio che la vostra innocenza sia provata. Io ho la coscienza pulita, credimi, Ines. Ah, sì? Tanto meglio. Allora io al tuo posto andrei fino in fondo. È giusto, non deve restare nemmeno l'ombra del sospetto. Sta bene, sono pronto a tutto. Anche a far perquisire la vostra camera? Perquisire la mia camera, e che c'entra? Non hai risposto alla sua domanda. Oh, ma è assurdo. Simone, sì o no? Speravo che bastasse soltanto la mia parola. Come volete, signore. Andiamo pure. E voi non venite? No. No, le cose di questo mondo non mi riguardano. Poi mi farete le vostre scuse. Siamo stati bravissimi, tutto va a meraviglia. Ma che fai? Ricordati che una monachella non abbracci i servitori. Mi sembra di impazzire, abbiamo risolto tutto. Beh, meno male. Speriamo che sia vero. E perché? Tutto è chiarito, no? Massimo è libero e Simone va in prigione. Ah, già, tutto è chiarito. Massimo è libero e può sposare Ines e così noi ce ne possiamo tornare a casa. Oddio, è vero. Hai ragione. Massimo è libero e sposa Ines. Allora è stato tutto inutile. Bacio. Bacio. Bisogna richiamare subito Simone. No. Ma no. Salvando lui viene impiccato Massimo. C'è da diventare matti. Benvenuto, un'idea meravigliosa. Oddio, siamo perduti. Senti che cosa faccio. Ti vergognarti. E pretendevi che ti credessimo sulla parola. E voleva anche le scuse, miserabile impostore. È impossibile. Non mi difendo neppure da queste infamie. È un'offesa che io respingo con sdegno. Non ne so nulla. E se non credete a me... Sta fermo! Le cose da eroi non ti si addicono. Sei soltanto un imbroglione. Un imbroglione? Ma non capite che sono io la vittima di un grande imbroglione? Abbassate quest'arma. Non potrò mai alzare la mano sul padre della donna che io amo. Diffidate, padre. Chi ha tentato di provocare la morte di un innocente è capace di tutto. Ma che... Non temere. Voleva prendere il posto di Massimo, lo accontenterò. Guardie! Guardie! Portate quest'uomo in prigione. Non ti voglio più vedere. Ines, un momento, stammi a sentire. State fermo o sparo! Guardie! Guardie! Come potete credere a una simile infamia? È quello che vedremo. Guardie! Finalmente, quando uno ha bisogno di voi, non arrivate mai. Arrestate quest'uomo! Un momento. Portatelo in carcere e liberate Massimo di Montefalco. È un'ingiustizia! Sono innocente! Sono innocente! Vi ringrazio, Elena. Vorrei che questo abbraccio vi dicesse tutta la mia riconoscenza. Anche voi l'avreste fatto per salvare vostro fratello. Ah, sì? E per restituirlo alla donna che ama. Ines, che c'è? Siete proprio sicura dell'amore di Massimo? Beh, certo, perché dovrei dubitarne. Vi prego di credermi. Massimo è uno strano tipo. Io non so se come sorella devo parlarvi così, ma vedete, come donna certe cose non posso nasconderle. Ma che cosa volete dire? Sedetevi, parlate più chiaramente. So io sola quanto sia penoso per me. Ma è meglio che vi dica la verità su Massimo. Avanti. Non sono colpevole! Lasciatevi spiegare, ma non capite che sono innocente! È tutta una congiura! Io sono innocente, lasciatemi! Finalmente si ripara un'ingiustizia. Qui si commette un'ingiustizia! La verità si è fatta strada. Vigliacco! Porterò i vostri saluti a donna Ines. Ma non finirà così! Ines non sarà mai vostra! Fermo. Lasciatemi uscire! Fermo. Lasciatemi uscire! Io la voglio uccidere! Uccidere! Le catene, presto! Ecco, vedete questo segno? È una cicatrice, me l'ha fatta Massimo. Io non vedo niente. Beh, forse sarà più giù. È passato molto tempo. Me l'ha fatta quando eravamo bambini. Fin da allora manifestava i suoi veri istinti. Eppure ha un'espressione così dolce. Sì, sì, lo dicono tutti. Ma è il cuore di un demonio. Abbiamo provato anche a farlo benedire. Niente. È un forsennato. Possibile. E
L'affetto di una donna non... sì, insomma, volevo dire... Quando è innamorato, come si comporta? Ecco, io proprio su questo volevo mettervi in guardia. Appena si accorge che una donna è innamorata di lui... Oh, Dio ne liberi! Diventa un tiranno, la rende schiava, la picchia. La picchia? Sì, è già successo altre volte, purtroppo. Massimo può domarlo soltanto una donna indifferente, cattiva. Una donna che lo tenga a bada. Che strano. Eppure mi aveva fatto tutta un'altra impressione. Una volta raggiunto lo scopo... E voi mi intendete? Mio fratello rivela la sua vera personalità. È soltanto un Don Giovanni da strapazzo. Donna Ines, il conte Massimo di Montefalco è stato liberato. Tra poco sarà qui con vostro padre. Sono perduta. Aiutatemi, proteggetemi. Se mi vede mi ammazza, mi odia a morte. È stato lui che mi ha fatto chiudere in convento. Per carità, trovatemi un nascondiglio. Via, via, non abbiate paura. Ci siamo qui noi. No, vi prego. Un nascondiglio per passare la notte, poi domattina andrò via. Ma che lui non sappia niente, per carità. Che non sappia che sono venuta qui. Vi prego, state calma. Massimo non saprà niente, ci penso io. Spero che avrete compreso tutto e che vogliate accettare le nostre scuse. Ma d'altra parte, chi poteva sospettare di Simone? Nemmeno io, lo credevo più stupido. È un serpe, ma per fortuna una candida colomba è stata più abile di lui. Non l'avete smascherato voi? No, aspettate. C'è una sorpresa per voi, venite. Beh, non c'è nessuno. Sentite, Don Ubaldo, da quando sono arrivato al vostro castello non ho avuto altro che sorprese. È ora di finirla. Tranquillizzatevi, quando c'è di mezzo una donna la sorpresa è sempre piacevole. Ah, Ines, gli stavo dicendo della sorella... Ah, sì, sì, la sorella di Simone. Ancora lui? Che c'entra Simone? Papà, come siete pallido. Le emozioni della giornata vi hanno stancato. Papà, si scusa, bisogna di riposare. Ma io sto benissimo. Ma no, papà, non state affatto bene. Vi vedrete domani, andiamo, papà. Ma che succede? Non dobbiamo parlare della sorella di Massimo. Mi vuoi spiegare? Sono sorte delle complicazioni, saprete dopo. Possibile che io debba sapere sempre le cose dopo? Sempre dopo! Che cosa sono questi segreti? Ma l'ho fatto apposta, per rimanere sola con voi. Cara Ines. Per colpa nostra avete vissuto questa brutta avventura. Vorrei tanto che mi perdonaste. Già fatto. Quanto è avvenuto mi ha fatto conoscere i vostri veri sentimenti. Un momento, Massimo. Avrete certamente fame. Do ordini per la vostra cena. Ines, aspettate, Ines. Dopo essere stata a un passo dalla morte, dopo aver quasi perduto la speranza di vedervi, di riabbracciarvi, voi mi parlate di mangiare. Dimenticate che tra poco saremo marito e moglie. Tutt'altro. Ma in questo momento il dovere di una buona moglie è quello di provvedere al vostro benessere. Sono ansiosa di conoscervi meglio. So così poco di voi. Non ho niente da nascondere. Ai vostri ordini, signore. Preparate la cena per il signore, portatela in camera sua. Intanto, parliamo un poco di... Tutto bene, tutto bene. Ah, meno male. Con il sonnifero ora siamo a posto. Allora, ti ricordi tutto quello che devi fare? Beh, io spero di ricordarmelo. Mi hai messo in testa una tale confusione. Su, te la caverai benissimo. Sì. Senza di te non so proprio come avrei potuto fare. Scusa un momento, riepiloghiamo. Prima la cena, Massimo, sì. Il sonnifero, la cameriera, qui un posto in galera non ce lo leva nessuno. Ma come, non ti fidi di me? No. Avanti, tempo è prezioso. Speriamo almeno che sia carina e non puzzi di cipolla. Marcio, il sonnifero. Ah, sì. E a vostra sorella volete bene? Mia sorella? Non la vedo da parecchio tempo. Credo che sia per prendere i voti. Perché? Come mai l'avete chiusa in convento? Ah, due caratteri troppo diversi. Non andavamo d'accordo. Bella pretesa la vostra. Chi non è d'accordo con voi viene eliminato. Non drammatizzate, Ines. Stiamo parlando di mia sorella. Dovreste conoscerla e vi convincereste che è una ragazza difficile, con idee particolari. Ma è pur sempre una donna. Da quello che dite ho l'impressione che con le donne vi piaccia piuttosto tiranneggiare. Forse è vero, ma non con tutte. Per quelle che mi piacciono uso un trattamento di riguardo. Tranquillizzatevi. Tranquillizzarmi? E perché? Non ho nessuna paura di voi. Ines. Sentite, signor di Montefalco, parliamoci chiaro. Siete un bell'uomo, simpatico. Avete una certa personalità, ma tutto questo non vi autorizza a credere che io sia follemente innamorata di voi. Ma non vi ho chiesto tanto. Per il momento basta che mi vogliate un po' di bene. Dall'uomo che devo sposare esigo grandi prove.
Prima di tutto il rispetto. E poi una dedizione assoluta, completa. Siete cambiate. Ho l'impressione che qualcuno vi abbia parlato male di me. O forse vi interessa ancora Simone? Io sono padrona di pensare a chi mi pare. Bene, Ines, mi accorgo che le emozioni di questa giornata hanno logorato i nervi non solo a vostro padre, ma anche a voi. Vi confesso che mi aspettavo un'altra accoglienza. Quale accoglienza? Io sono una donna fredda, cattiva. Gli uomini li tengo a bada. Più vi ascolto e meno vi capisco. Capirete poi. Per ora occorrono le prove del vostro amore. E chiedetemele. Volete che mi batta con 5 guardie, che faccia il giro del mondo, che mi lasci morire di fame? Il pranzo del signor Conte sta per essere servito nella sua camera. Non abbiate paura. Morire di fame non è la prova che vi chiederò in questo momento. Ora, la conosci la differenza tra il cacio e il bacio? Veramente non so. Il cacio sta bene sui maccheroni e il bacio sta bene qui. Mi sono spiegato bene? Non vorrei che tu mettessi il cacio sul collo e il bacio sui maccheroni. No, non ora. Fammi preparare il vassoio. E per chi è tutta questa bella roba? Per il conte Massimo di Montefalco. Per i suoi gusti ci vuole molto condimento. Ecco, tieni, rosolato a puntino. Che bella pollanchella e appetitosa come te. Lasciami, mi fai fare tardi. Massimo può aspettare. Anche tu, dammi il tempo di portare la cena al conte Massimo. Sì, fai presto, io ti aspetto qui. Desiderate altro? No, grazie. Oh, ora che non c'è più nessuno, penseremo solo a noi. Mettiti a sedere, Isidora. Beviamo il nostro. Ma io veramente non bevo mai. Fai male. Non lo sai che il vino... Davvero? Sì, su, bevine solo un goccetto. Sì. È buono, eh? Mi ha già dato la testa. Oh, è proprio quello che ci vuole, cara. Ancora un po'. Ancora un po'. Su. Massimo, tesoro mio, perché mi costringe a far tutto questo? Sarebbe così bello se tu mi amassi. Massimo, perché dormi? Già, è colpa tua. Ah, ecco qua. Oh, bravo, sei già qui. Oh, bacio, sei grande. Ecco. Sta attento. Adesso dobbiamo creare un'atmosfera da orgia. Più giù, più giù. Tu pensa solo a Massimo. Sbrigati. Avanti. Prendi quel braccio e passaglielo sotto la testa. Ecco, così. È nelle braccia di Morfeo. No. Beato lui. No, ma forse è meglio così. La testa un po' più su. Tesoro mio, vorrei essere io tra le tue braccia.
Accomoda il cuscino. Ecco, è perfetto. Adesso spegni le candele e andiamocene via subito. Gentiluomo. Bella parola, tu, via, spudorata, vergogna, ti esci subito dalla mia casa! Vostra sorella aveva ragione! Avete parlato con mia sorella? E quando? Sì, è venuta qui per metterci in guardia, ma voi non la vedrete, è sotto la mia protezione, vi impedirò di farle del male. Ma siete tutti impazziti, quando mai ho fatto del male a mia sorella? Basta con questa commedia, ormai sappiamo tutto di voi! Ma che cosa sapete? Lasciala! Non mi toccate, non sfogate su di me la vostra furia bestiale! Conducetemi da mia sorella, voglio sapere... Non ci pensare neppure se ti azzardi a toccarla! Io? Sì, siete un mostro! Ci meraviglia soltanto che nelle tue vene scorra lo stesso sangue. È andato tutto bene, sai? Il colpo è riuscito, avessi visto che scena. Ora non c'è tempo da perdere, è meglio squagliarsela subito. Massimo! Massimo! Stanno arrivando! Chi? Tutti! Come tutti? E anche Massimo. Fermati! Massimo, lasciatemi! Vieni qua! Adesso ti arriva tutto! No. Voglio vedere chi si è sostituito a mia sorella! Massimo! Massimo! Guardie! Guardie! Dov'è? Su. Aiuto! 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 Massimo! Massimo! Lasciami! Lasciami! Massimo! Perché mi picchi? Massimo! Smettetela! Ti supplico! Aiuto! Aiuto! Aprite! Aprite! Massimo! Ti prego! Scusami, ma è necessario. Allora. Muoviti! Su, sbrigati! Massimo! Massimo! Basta, ti prego, non mi picchiare! Scusami, su, spostati! Massimo! Venite qua, sbrigatevi! Aprite questa porta, forza! Solo, fate presto! Cosa è successo? L'ha colpito alla testa per salvarmi. Voi ci avete salvato da questo uomo crudele e mentitore. Che cosa posso fare per voi? Dimenticarlo, dimenticarmi. Non potete partire così. Sì, sì, è meglio così. Oh no, Elena, vi prego. Il mio sacrificio non è stato inutile. Vi ha evitato un matrimonio assurdo, impossibile. Addio. Mamma buona, poco prezzo, donne. Tu che fai lì? Muoviti. Venite, donne, fatevi belle, ho dei pizzi preziosi per voi, guardate. Un momento, ma quelli... Al ladro, al ladro, fermateli, fermateli, al ladro. Vi ha trovati, infami, me la faccio. Sono riconosciuto, non possiamo. Vieni, faccio! Pigliacchi, donne! Prendeteli, fermateli! Ora voglio una spiegazione. Pigliacchi, era un tranello, me la pagherete! Basta con la vostra pazzia, uscite! Sì, me ne vado. Ma prima voglio chiarire una cosa. Guai a voi se farete ancora del male a vostra sorella. E ricominciamo con la storia della sorella. Se esiste, la ciufferò. Fermati! Massimo! Guardia! Thank you.
ti voglio più vedere. Vattene via. No, cara, questa volta me le devi pagare tutte. Iacco, ma scalzone. Ti darò una lezione che te la ricorderai per sempre. Vattene via. Vieni qui. Non ti voglio più vedere. Questo è per la sassata al fiume. Questo è per l'accoglienza che mi hai procurato. Questo per il vaso che mi hai rotto in testa. E questo è per tutti gli altri guai che mi hai procurato. Ti ho detto che non ti voglio più vedere. Vattene via. È finita, sai. Ora verrai con me al castello. Non ci vengo davanti a quella scimmia. Neanche se mi uccidi. Verrai e no. Che passerai tu. No. Ti faccio vedere io. Mettimi in gioco, ti ho detto. Vieni. Su, smettila di piagnucolare e soffia di naso. Io non piagnucolo, mi fa male. Che cosa? E me lo domandi pure. Insomma, andiamo. Oh, che c'è? Che ti succede? Sto male, non vedi? Che esagerazione, sembra che stai morendo. Che impiastro. Ma si può sapere che diavolo hai? Adesso sarete contenti. È finito l'interrogatorio. Oh, ringraziando il cielo abbiamo accertato la verità, finalmente. Non era possibile che un gentiluomo, un Montefalco, avesse potuto compiere un'azione simile. Per quanto riguarda voi, non esitiamo a perdonarvi. È chiaro ormai che avete agito per amore. Ah, l'amore... Questo tenero, dolce sentimento che sconvolge i cuori, che cerca di vincere ogni... Che? Io? Io innamorata di questo bell'imbusto? No, no, vi sbagliate. Non me ne importa più niente di lui. Sposi pure la donna che crede di amare. E se volete stare insieme per tutta la vita, fate pure. Io vi auguro tanta felicità, tanta da crepare. Beh... Ora che nessuno ostacola più il vostro amore, diamo pure l'annuncio del fidanzamento. Bisognerà poi pensare ai preparativi delle nozze. Dovrà essere una cerimonia solennissima, indimenticabile. Ma che c'è? Non mi sembrate più di buon umore. Scusate, ma sono un po' stanco. Ines, vorrei chiedervi il permesso di ritirarmi. Come? Proprio adesso? Ho molte cose da preparare. Certo, comprendo perfettamente. Andate pure. Grazie. Con permesso. Ines, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che abbia qualcosa. È umano, papà. Dopo tanto trambusto, Massimo ha bisogno di restare un po' sotto. Fiammetta! Fiammetta, che fai? Per l'amor di Dio. Lasciami. La vita non ha più significato per me. Quanto vale farla finita? Ma non dire sciocchezze. A 18 anni la vita deve ancora incominciare. T'ho detto lasciami. Senza Massimo è meglio la morte. E smetti di fare la scema. Quando sei morta ti hai risolto. Mica riconquisti Massimo. No, però l'idea che sono morta per lui gli toglierebbe la pace. Il rimorso lo tormenterebbe. Sì, bel gusto. Si pentirà, ma anche se volesse tornare da te non potrebbe più farlo. Lascia stare, Bacio. Tanto ormai è inutile. Quel matrimonio si farà. Stammi a sentire. Una volta tanto è venuta a me un'idea. Otteniamo lo stesso effetto della morte senza gli svantaggi. Eh? E che devo fare? Mi hanno accusato di essermi sostituito al Falco d'Oro. Adesso almeno le accuse saranno vere. Ma quando si accorgeranno del rapimento? Ci penso io, non ti preoccupare. Eccola, sta arrivando. Ai posti.
Massimo! Come mai qui? Ma che cosa fate nella mia stanza? Ti rapisco, cara. È molto più romantico. Non le fate male! Presto! Legatela bene! Portatela fuori! Sta attento tu! Faccio! Padrone! Dov'è Fiammetta? Parla, rispondi, dov'è Fiammetta? Avanti, parla, le è successo qualcosa? Ti amava troppo, non ha saputo esistere. Ma che stai dicendo? E ora non soffre più. È morta? Sì, tu l'hai uccisa. Ti amava troppo, che disgrazia. Portami da lei. È stato lui, Massimo di Montefalco. Hanno riconosciuto il mantello col falco d'oro. Mi sembra da ammattire. Ma che scopo aveva di rapirla se dovevano sposarsi? Rapita, signore, portata via. Povera madamigella Ines. Basta, ho capito. Smettetela di piagnucolare. Signore. Che c'è? Una brutta notizia. Un'altra. Il conte Simone è fuggito. Bravi! Belle guardie! Nelle patrie galere c'è un solo prigioniero e ve lo fate scappare! Ha giocato d'astuzia, ci sarebbe cascato chiunque. Ma un momento. Allora ecco chi è il rapitore di mia figlia. Simone! Miserabile, non vuole rassegnarsi! Bisogna ritrovarlo quel manigoldo, via! Non fanno altro che perdere tempo con quelle facce da idioti. Signore. Che c'è ancora? Signore, è arrivata Gertrude di Montefalco. La madre di Massimo. Maledizione! Ci mancava anche questa. E che faccio? Che le racconto adesso? Calma, calma. Non perdiamo la testa. Silenzio assoluto con tutti. Vado io. Non bisogna drammatizzare. È arrivata la madre di Massimo. Vedrete che sistemerò tutto. Oh, ben arrivata, donna Geltrude. Mi rallegro di vedervi di ottimo aspetto. Oh, ho fatto un bruttissimo viaggio, ma ero ansiosa di avere notizie di questo fidanzamento. Ah, già, già, tutto bene. Sì, sì, tutto benissimo, soltanto c'è un po' di confusione. Voi capirete i preparativi. Ah, della confusione me ne sono accorta, ma ditemi, i nostri ragazzi dove sono? Eh beh, sì, sì, i ragazzi erano qui con me fino a un momento fa. Sono usciti proprio adesso, sì, sono andati a fare una passeggiata. Che carini, stanno tutto il giorno insieme. Mi fa piacere, ma vorrei vederli, facciamoli chiamare. No, 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 aspettate, prima vorrei fare quattro chiacchiere con voi. Sedete, donna Geltrude. Dunque, sapete che state proprio bene? Fiammetta, perché mi hai lasciato? Perché non hai saputo attendere? Oh. Lascia che io baci.
queste tue povere fredde mani. Oh. Ma sono ancora calde. La poverina è espirata da poco. 9 ore ci vogliono prima che l'anima si distacchi interamente dal corpo. 9 ore. Cieco sono stata a non accorgermi del tuo amore. E ora grido inutilmente la mia disperazione a un simulacro gelido e immoto. Oh, perché? Perché sono stata così folle? Perché non posso renderti la vita che hai sacrificato per me? Il tuo dolce viso non sorriderà più. M'è parso che sorridesse. No, è la suggestione. O chissà, forse il suo spirito che aleggia ancora qui. Non si vede, ma aleggia. Aleggia. Fiammetta, se puoi ascoltarmi, perdonami. Io non ti dimenticherò mai. Il tuo sonno sia lieve ma senza dolore. Bacio, non ti sembra che si sia mossa? No. Ma io sto perdendo la ragione. Ormai il crudele destino si è compiuto. A volte gli dèi si impietosiscono della sorte dei teneri amanti. E sarei io forse degno di così grande miracolo? No, non lo merito. Io debbo punirmi, debbo espiare la mia colpa. Ma non vorrete mica fare una sciocchezza? Non penserete di uccidermi? Uccidermi? No, la mia punizione sarà la vita. E per umiliarmi mi assoggetterò a sposare una donna che non amo. Ines? Sì, Ines. Addio, fiammetta. E adesso che facciamo? Bravo, hai avuto proprio una bella idea. Ora l'ho perduto per sempre. Massimo! Massimo! Ah! Aiuto! Aiuto! No! Hai visto il miracolo? Si è compiuto. Sì, al calore del tuo affetto, la mia anima si è ridestata. Che miracolo! Il miracolo è che mi sia salvato dal vostro tranello. Massimo! Massimo, perdonami. L'ho fatto per amore tuo. Non mi commuovi, mi hai ingannato una volta e basta. Ascolta, non andare via, ti prego. Torno veramente da Ines. Quella sì che è una donna sincera e leale. Massimo! Su, fatti coraggio. Bacio, ho perduto Massimo. Ho perduto l'amore. Non mi importa più niente. Ora vorrei morire davvero. Fiammetta. Non me l'avete detto subito. Scusatemi, donna Geltrude, temevo che potessero sorgere altri equivoci. Ma prima o poi mi sarei accorta che vostra figlia non c'era, no? Per carità, vi prego, non arrabbiatevi, vedrete che la ritroveremo subito. Dovete sapere che Simone è innamorato cotto di lei, non può farle niente di male. Ma è proprio di questo che io mi preoccupo. Madre mia, quando siete arrivate? Lascia stare gli abbracci e pensa piuttosto alla tua fidanzata. L'hanno rapita. Ines è rapita? Quando e da chi? Simone, stanotte. C'era da aspettarselo. Ma come? Ti portano via la tua fidanzata, te la rubano quasi sotto il naso e tu resti lì calmo senza reagire. Che delusione questa gioventù moderna. E cosa dovrei fare? Che mi metta in giro per tutta la Toscana a cercarla? Ines può essere in un posto solo, nelle campagne di Simone. Vorrei avere qualche anno di meno, vi farei vedere io. Avete ragione, vado a cercarla. Che cosa credi di ottenere con questo tuo gesto? Io non mi piego alla prepotenza, hai sbagliato i tuoi calcoli. Non ne consentirò mai a sposarti. Ma Ines, amore mio, non mi rimaneva altro per farti capire fino a che punto io ti amo. Oh. Ines, tu dimentichi tutte le tue promesse, tutte le mie ansie, tutti i nostri sogni. Credimi, era l'unico modo che avessi
per farti capire quanto io ti voglia bene. Un bel modo di dimostrarmi il tuo affetto. Vestirti da falco d'oro, portarmi in una stalla. Ti ho portato qui perché qui nessuno ti può trovare, neanche Massimo. Ah, eccolo il motivo. Hai paura di Massimo. Oh, paura di Massimo. Vorrei proprio che quel marrano capitasse da queste parti. Ti farei vedere io che fine farebbe il tuo bel Massimo. Fine! Simone, ascoltami. Ah, Simone, ti devo parlare. In guardia. Simone, sei impazzito. In guardia. Simone. Oh. Difenditi, difenditi. Simone. Avanti, difenditi! Difenditi, traditore! Questa volta la pagherai cara! Simone, stai calmo, lasciami parlare! Non discuto con te, hai tentato di rubarmi l'affetto di Ines! Se mai il derubato sono io! Ines è sempre stata mia e resterà mia! Non è vero, ormai sono promessa a lui! Ines, se è questo che volete, morrete tutte e due! Con un sol colpo! Oh! Simone, non fare pazzie! È un duello inutile! Devi morire secondo le regole della cavalleria! Come vuoi! Non posso tirarmi indietro. Vigliacco! Ti ammazzo! Simone, mettiamola! Dimostra di essere un uomo! Oh! Attento, Massimo! La scalzone! Mettetela! Mettetela! Vigliacco! Simone, smettila, ho detto! Smettetela! Oh, basta, Simone, sei impazzito! Lasciami! Ascolta, Simone! Sul serio anch'io. Fermatevi, ho detto! Massimo! Simone! Basta! Finalmente mi starai a sentire! Non voglio sentire nulla. Hai vinto. Se devo vivere senza Ines, preferisco la morte. Ascolta, Simone, se mi avessi fatto parlare ti avrei spiegato. No, un gentiluomo battuto in regolare contesa deve pagare. Ines è tua. Ti prego, Simone, io ti volevo dire invece che è tua. No, mai. Non potrò mai accettare. Devi accettare, è tua. Massimo, tu sei il più generoso dei gentiluomini. Ma... non posso accettare il tuo sacrificio. Simone, sì, buono. Fallo per me. Ehi! Signori! Mi state barattando così? Ma io non conto? L'amore di Simone per voi mi ha profondamente commosso. Ma che dite? La verità. Noi stiamo combinando un grosso pasticcio. Tutto andrebbe bene se io vi amassi, Ines. Ma io amo un'altra. Grazie, Massimo. Ah, la franchezza non è il vostro debole. Se ci sposassimo renderemmo infelici tre persone. Simone che ama voi, io che amo un'altra... e l'altra che ama me. Ma l'egoista! E avete aspettato tutto questo tempo per farcelo sapere? L'occasione si è presentata soltanto adesso. Ma io l'avevo capito da molto tempo, caro Massimo. Tuttavia ho voluto servirmi di voi per dar modo a Simone di dimostrare tutto il suo amore. Ines! Ho visto come ti sei battuto. Sei arrivato al punto di travestirti, di rapirmi, di rischiare la vita. Amore. Accidenti! Come sono eccitati, sembrano impazziti. Se non arrivano presto, qui scoppia davvero la rivoluzione. Ma chi lo dite? I miei uomini non aspettano che un pretesto per ricominciare a menar le mani. Ma figuratevi miei, non ci vorrebbe altro per scatenarli. Iniziamo intanto i festeggiamenti. Gli animi così si placheranno. No, io credo che dobbiamo trovare un altro rimedio.
Che ne direste se invece delle nozze dei ragazzi annunciassimo un altro matrimonio? Oh, in altri tempi avrei potuto dare ascolto alle vostre parole, ma ormai che possiamo fare noi poveri vecchi? Oh, Geltrude, vecchio sono io. Nel vostro caso sembra che il tempo si sia arrestato per non scalfire la vostra bellezza. Ubaldo! È la verità. Oh, adulatore. Soffri, fiammetta, e spia. Allontana da te tutto quello che ti legava alle gioie del mondo. Figliuola, ma tu sei sicura della saldezza della tua vocazione? La mia vita sarà una durissima penitenza. Ma sei impazzita! No! Eh? Ha ragione. Massimo! Va via. Non turbare con la tua profana apparizione la mia volontà di redenzione. Non temere. Sono venuto soltanto a chiederti di sottometterti a una dura penitenza. Nessuna penitenza sarà abbastanza severa. Chiudi gli occhi. Oh, Massimo, ma fai sul serio? Amore mio. Il matrimonio è un sacramento al pari della penitenza. A volte è maggiore della penitenza. Mamma mia!